Dicono che la simpatia che ispira la bicicletta derivi anche dal fatto che nessuna invasione è stata fatta in bicicletta. Vogliamo allora capire insieme se veramente quella delle 9.000 biciclette sul toboga della Maratona delle Dolomiti sia un'invasione oppure no. Sicuramente pacifica. Icarus se lo chiederà in maniera particolare, con un dialogo surreale tra un mentore e un ciclista sconosciuto. Ci sono uomini che vivono di certezze e non hanno mai dubbi. Quelli non vivono, esistono. Cosa potrebbe rappresentare per loro una bicicletta? Spesso semplicemente la bici è un veicolo azionato dalla forza muscolare delle gambe, costituito da un telaio cui sono vincolate due ruote allineate una dietro l'altra e dotato di un sistema meccanico per la trasmissione della potenza alla ruota motrice. Normativamente un velocipede. Adesso capisco perché le nuove biciclette da corsa sono così complesse. Altro che solo un velocipede, sono un mezzo incredibile per arrivare sempre più in alto, magari oltre i 2000 metri. A proposito, mentore, ma se il paradiso in terra non esiste, chi va in bicicletta ci arriverà comunque? Forse sì, mio caro ciclista. Sicuramente percorrendo le salite della Maratona delle Dolomiti ci arriverà molto vicino. Oggi la tecnologia sta mettendo a disposizione anche dei ciclisti tutti quegli strumenti per sanare una contraddizione del mondo industriale. Ovvero, perché la tecnologia da sola non può né liberare né rendere schiavi. Essa deve essere capita, guidata, impiegata verso gli obiettivi che ci interessano, come la maratona. Io ho letto di uno che ha lasciato lo smartphone a casa per un giorno intero e poi è stato catapultato in un mondo parallelo chiamato realtà. Ma se uno di noi lascia per un giorno la bicicletta a casa, che cosa gli può succedere? Una crisi di astinenza, la perdita dell'orientamento, l'aumento del battito cardiaco. Ma no, sarebbe paradossale. Ognuno ha il suo ruolo, ciascuno ha il suo posto. D'accordo. Ma se la bicicletta di oggi è uno straordinario condensato di tecnologia, stile, efficienza, velocità. A che cosa serve il ciclista? I ciclisti, quando stanno bene, dicono che non sentono la catena. Nel vedere e provare su strada queste eccellenze tecnologiche, sembra davvero che la sana fatica stia scomparendo. Sembra.
Mentore, ma noi potremmo volare sulle salite della maratona con la stessa leggerezza con la quale la mattina andiamo a comprare il giornale? Ma no, le gambe servono sempre. Così come serve sempre la testa. Anzi, forse oggi ancora di più. Per studiare e capire l'efficienza delle soluzioni. Henry Ford diceva: c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. No, sono confuso, mio caro mentore, confuso! Ammirato per ciò che mi porta in giro per la strada, in maniera sicura, anche sui tornanti del Pordoi, la bicicletta. Confuso per come la tecnologia, quando è eccessiva, ci può trasformare in schiavi del progresso. Però mi chiedo, a che cosa serve la tecnologia se la nonna non può portarti le lasagne dal paradiso? Come dire, mi piace il nuovo telefono. Il mio computer funziona bene. La mia nuova bicicletta è perfetta. Mi manca l'immaginazione. Cavolo. Magari la sto soltanto perdendo. Speriamo sia così. Caro ciclista dubbioso e confuso, oggi si cerca sempre di avere le cose che vogliamo con il minimo sforzo possibile. Tutti i progressi tecnologici sembrano modi per ottenere un risultato più grande con meno sforzo. Ma in bicicletta non è vero. Come ha detto Ivan Basso, uno che qualche chilometro in salita l'ha fatto. La bicicletta insegna cos'è la fatica, cosa significa salire e scendere, non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune e nei dispiaceri. Insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di se stessi. Forse hai ragione, mio caro mentore. È proprio il viaggio alla ricerca di se stessi che rende il ciclismo unico e forse inimitabile. Siamo innamorati della bicicletta. Siamo innamorati delle Dolomiti. E siamo pronti per questo nuovo viaggio che ci aspetta. Bene, mio caro ciclista. Forse ti stai ritrovando. E la bicicletta che cavalchi e che è sempre stata lì è pronta ad accompagnare questo tuo viaggio dolomitico. Ricorda, questo sarà un viaggio d'amore e di nuovi incontri. Perché gli uomini si incontrano e le montagne invece stanno ferme. Anche se ogni volta, e per fortuna, appaiono diversamente. Ti ringrazio, mentore. È proprio vero. La montagna, comunque la scali, è una lezione di vita. Dura, a volte anche crudele. Però è sincera. Sicuramente come non accade nel quotidiano. Giusto e ponderato, caro ciclista. Sei tornato tra noi. Ma ricorda di sentirti sempre un viaggiatore. Anche alla maratona, parti per partire e basta. Parti, anche se non sai il perché. E i tuoi desideri avranno la forma delle nuvole.
Abbiamo terminato il nostro viaggio di avvicinamento verso le Dolomiti. Avete conosciuto assieme a noi i protagonisti. Michele e Francesca, Christian e Francesco ci hanno illuminato la strada verso il Pordoi e il Falzarco. Abbiamo anche vestito i panni del ciclista viaggiatore, comprendendo a fondo perché il viaggio della maratona sia un viaggio d'amore per la bicicletta e per l'orizzonte lontano. Ora, come gli amanti, aspettiamo il grande appuntamento. Forma questo grande sogno che amiamo. Maratona delle Dolomiti.